Certo, spero che si senta qualcosa, farò del mio meglio. Guardaci davanti. Innanzitutto, buonasera a tutti. Innanzitutto il più cordiale ben tornato a Giovanni Falaschi. Ha studiato all'Università degli Studi di Firenze, dove è stato assistente alla cattedra di letteratura italiana tenuta da Luigi Baldacci. All'Università degli Studi di Perugia ha insegnato letteratura italiana e ha diretto il Dipartimento di Italianistica. Si è occupato di letteratura del 500-800 e di molti autori del Novecento, nonché di critici. Dalle sue pubblicazioni ricordiamo il volume Carlo Levi, sempre nulla. No, perché se tu sei di lato. Del 71, la resistenza armata della regina italiana del 1976, progetto corporativo e autonomia dell'arte pietro-aretino, 77, la raccolta dei saggi da Giusti a Calvino, 93, la favola di Rinaldo, 94, è inoltre curato l'edizione di Luigi Russo, Flore e polemiche, del 79, Giovanni Lucellai, lettere dalla Nunciatura di Francia, 1520-1521, nel caso del 1983, Elio di Cervini, Conversazione di Sicilia, 86, Giovanni Calducci, Prose Critiche, 1987. Ha organizzato alcuni convegni, curando le piacce, tra cui Italo Calvino, 88. Carlo Cassola, 1993, Jaime Pintor e la sua generazione, 2005, il bellissimo Luigi Baldacci, 2012, e il 23 gennaio 2015 ha presentato proprio in questa serie Ebrei, Ebraismo, Lager, le eccezioni. Dovrebbe essere con noi Alberto Giorgosa, ma purtroppo poco fa mi ha fatto sapere di essere stato colpito da una brutta influenza che mi impedisce di essere presente. A lui inviamo gli auguri di una pronta guarigione con tutta la nostra ammirazione e la nostra simpatia. Il libro che Falaschi offre oggi alla nostra riflessione racconta i 50 anni di fedeltà a uno dei maggiori scrittori del secondo Novecento, anzi, a un intellettuale scrittore, come lo definisce lui stesso. Il primo saggio di Falaschi su Calvino è del 1971, l'ultimo del 2017. E la prima lettera di Calvino a Falaschi è dello stesso 71, mentre l'ultima è del 1983. Il libro è suddiviso in due parti. La prima contiene le lettere scritte da Calvino a Falaschi, in tutto 17, di cui 10 pubblicate qui per la prima volta. Interessantissimo. La seconda parte contiene le recensioni e i saggi di Falaschi su Calvino, del giornalistico ritratto uscito su Belfagor nel settembre del 1972, all'ultimo articolo che prende spunto dalla relazione letta al convegno Cosimo, 250 anni dopo, tenutosi a Milano nel 2017. In apertura un saggio testimonianza che Falaschi dedica alla figlia Elisa, perché sa qualcosa di lui che mai non aveva raccontato e che fa da filo conduttore all'intero volume, in cui Falaschi racconta la storia del lungo rapporto amichevole con Calvino. È il ritratto di un Calvino visto da vicino, a Torino, a Firenze o nella sua casa a Roccamare. Un interlocutore simpatico, alla mano, che si esprime sempre con grande franchezza su ciò che Giovanni Falaschi gli chiede. È anche un Calvino che discute i saggi che è del giovane critico, con molta schiettezza e sempre con grande rispetto, e che segue i suoi studi in vista del libro La resistenza armata della narrativa italiana, che uscirà da Einaudi nel 1976. Finora non era mai stata ricostruita in modo così preciso
l'immagine di un cammino in veste di editor. Attento, prodigo di consigli, anche molto severo, ma anche molto incoraggiante, persino affettuoso. Un Calvino che scrive anche di sé, delle città invisibili che sta faticosamente organizzando e che poi finalmente consegna alle stampe, usciranno dai Nauri nel novembre del 1972. A lei la parola. Grazie. Professor Baraschi. Grazie, dunque naturalmente mi dispiace che sono solo. E come dice il bambino, quando quel bambino famoso, io speriamo che me la cavo da solo, perché sarà un'ora e mezzo, eccetera. Allora, intanto mando un saluto e tanti auguri a Don Rosa di pronta guarigione, e perché per la statura intellettuale che ha, e anche perché conosce bene l'argomento Calvino, come dimostra il fatto che lui ha pubblicato un volume di saggi da Einaudi. E nel 2015, a 30 anni dalla morte di Calvino, nel 1985, ha messo insieme un volume della rivista Il Bollettino di Italianistica, tutto dedicato a Calvino. E noi l'abbiamo presentato qui proprio nel 2015, insieme al libro di una mia allieva che si chiama Anna Mario, dedicato a Calvino. Di recente, Asor ha scritto un articolo che si intitolava La mia ossessione per Italo Calvino, e questo è molto significativo, e poi vediamo, diciamo così, perché ossessione. Io comincerò proprio da qui, lasciando da parte la parola ossessione. Quindi nel mio libro ci sono dei saggi che vanno dal 1971 al 2017, che sono tanti anni. Perché tanto spazio a questo autore? Perché non l'ho mai considerato come un autore di quelli che accademicamente si studiano, si dice qualcosa, poi si mettono da parte e si passa ad altro. Perché tutte le volte che ci penso e leggo qualcosa, mi viene in mente di scriverci qualcosa, qualche cosa. A volte lo faccio, a volte no. E mentre scrivo me ne viene in mente un'altra del tutto diversa. E ora che ho pubblicato questo libro, come direbbe Calvino, un'idea mi gira per la testa per fare un breve saggio. Perché questo? La risposta viene implicitamente da Calvino stesso. Vediamo perché lo trovo affascinante anche in certi suoi esperimenti un po' spericolati, perché sono sicuro che molti di voi hanno trovato alcuni suoi libri difficili, troppo intellettualistici, troppo costruiti, eccetera. E questa è una cosa che ho sentito dire molto spesso e anche letto. Intanto lui ha scritto che non avrebbe potuto fare null'altro che lo scrittore. Ma questa è una dichiarazione circa il mezzo della sua creatività, il suo modo di esistere. L'elemento fondante del suo essere scrittore sta nel fatto che il rapporto tra l'uomo e il mondo non è un rapporto di pacificazione, ma semmai, ma neanche di conflitto, è semplicemente un rapporto fra diversi. Io sono uno e il mondo è il mondo. Ma questo mondo comprende anche tutti i singoli individui, che sono comunque tanti uno, e tutte le cose che ci sono nel mondo. Quindi è un rapporto complesso. Questo rapporto, si può ricostruire così il suo pensiero, è continuo, ma varia sempre, perché se per caso uno scrittore tenesse sempre fermo un suo punto di vista, il mondo comunque varierebbe. E quindi dovrebbe metterlo a fuoco seguendo delle strade originali e nuove rispetto a quello che ha fatto fino ad allora. Ma siccome anche l'individuo cambia e muta, muta anche il suo punto di vista. E quindi il rapporto è tale che non combaciano mai, per cui lo scrittore non smette mai di scrivere. E come si vede noi lettori questa strada
che è sempre diversa, nel fatto che varia il linguaggio che lo scrittore usa, varia il montaggio dei suoi scritti, variano gli scritti stessi. Calvino è autore di articoli di costume, di critica letteraria, di teoria letteraria, di teoria sociopolitica, si potrebbe dire, è autore naturalmente di tanti, oltre che saggi, tanti altri cose, come dimostrano i tre volumi enormi, 4.000 pagine, che sono i tre volumi sui romanzi e i racconti. Oltre a queste 4.000 pagine, sono 3.000 pagine dei due volumi di saggi e non li hanno neanche raccolti tutti, perché Mondadori non ha raccolto, non ha fatto un tutto Calvino, ma manca un volume di saggi, quindi altre 1.000 pagine. Luca Paranelli ha raccolto le lettere, 2.000 pagine di lettere, e una volta che le lettere sono uscite, mi ha detto Paranelli: guarda, me ne sono arrivate tante, qualcuna le ho mandata anch'io perché l'ho trovata in un fondo, diciamo così, archivistico qui a Firenze, me ne sono arrivate tante da tutte le parti, eccetera. Quindi è un autore difficile da circoscrivere. Comunque io sono stato un privilegiato perché l'ho conosciuto molto bene e molto da vicino, siamo stati in ottimi rapporti, questo è dimostrato dal nostro carteggio. Mi dispiace che nelle lettere non ci siano dei destinatari, come per esempio giovani che lui ha protetto, giovani scrittori, come per esempio De Carlo e del Giudice, i quali non possono non aver ricevuto delle lettere da lui, evidentemente non le hanno consegnate. Invece ci sono delle lettere molto importanti di Gianni Celati, che sono veramente, alcune sono veramente belle, di Calvino a lui. Allora, cominciamo con gli anni 60. Io ero un giovane studente che si doveva laureare con una tesi sulla letteratura della Resistenza, cioè una tesi sulla letteratura contemporanea. A Firenze non erano molto coltivati gli studi di letteratura contemporanea, era un po' una città passatista, e cioè ci si occupava molto bene, eccetera, ma insomma di letteratura al massimo si poteva andare a scrittori che fossero nati nella fine dell'Ottocento e quindi avevano prodotto nel Novecento, al massimo. Ma preferibilmente fiorentini, e se proprio non erano fiorentini, magari toscani, ma non si usciva da questo confine se non per Montale, che però si era fiorentinizzato abitando 15 anni a Firenze. Insomma, la trovavo questa cosa un po' passatista e mi sentivo un outsider che veniva a mettere le mani in cose che molti non conoscevano. Non solo, ma anche il modo. Cioè, io mi posi un problema lavorando a questa letteratura della Resistenza: ma quando è nata, ma chi erano i resistenti? Siccome mi avevo sempre in mente la chiusa del libro di Nuto Revelli, La guerra dei poveri, il quale Revelli racconta che ha fatto l'ufficiale tra gli alpini in Russia, quindi esperienza dura, torna dalla Russia e sceglie di fare il partigiano nel Cuneese, zona molto forte dal punto di vista del partigianato. Quando rientra a Cuneo, col ventilato del 25 aprile, si affaccia alla finestra e vede giù di sotto, in un corteo, tanta gente che fino a poco fa era fascista. Allora il libro si chiude così, sbatte le finestre, le chiude e via. Va bene, con questo gesto. Io allora, per non trovare gente che si era un po' barcamenata tra fascismo e antifascismo, per rompere ogni equivoco, mi occupai di letteratura partigiana e cominciai a leggere le cose che erano scritte nella stampa partigiana, e poi via via, e poi le memorie dei partigiani, di gente che scriveva anche male,
perché non faceva di mestiere lo scrittore, e comunque di quelli che avevano scritto un libro solo, una testimonianza sulla loro, sulla guerra, così come l'avevano vissuta, e basta. E per far questo dovevo lavorare negli istituti della resistenza, vari disseminati in Italia, soprattutto da Roma in su, a Roma poco, a Firenze molto, perché c'era un istituto molto, però i grandi istituti erano quello di Milano, Movimento di Liberazione di Milano, e quello di Torino, di Via Fabro 6. Quando andai per la prima volta a Torino, studia, scoprì che esistevano le fotocopie, che ancora non c'era arrivato, erano gli anni 60, mi disse: ma perché stai a copiare gli articoli su questa stampa? Che li fotocopio io, mi disse la nuora di Piero Gubetti, che era lì, che è una donna straordinariamente civile e intelligente. E mi venne l'estro di telefonare a Calvino. Ebbi il coraggio, lo chiamai dove? In casa editrice, e lui faceva resistenza, non mi voleva vedere, poi vi dirò perché, me lo spiego lui. Poi a un certo punto mi fissa un appuntamento per il giorno dopo, alle 11 va bene, in casa di va bene, vado il giorno dopo, e questo è un dettaglio che per me era interessante, è stato interessante, vado nella grande sala dove c'era il grande tavolo su cui suppongo facessero le famose riunioni del mercoledì dei Naudi e degli Einaudiani, e scende da una scaletta interna, la sala è tutta quadrata in libri, una scaletta di legno, scende un signore alto con i calzoni bianchi e la camicia rosa. Io non avevo mai visto, molto abbronzato, era estate, io non avevo mai visto un uomo con la camicia rosa negli anni 60, non esistevano, tranne che una coppia di inglesi, mi ricordo, sul Lungarno, lui aveva una camicia rosa, ma la giacca, la cravatta, eccetera. Erano gli anni 60. Dunque, che cosa mi disse? Mi parlò di sé, mi disse che può studiare di me certe cose che sono scritte sull'unità piemontese, dove io allora facevo il redattore e poi il redattore capo, non vi dico poi gli aneddoti che mi raccontava, e redattore capo, e lì commentavo e scrivevo. Le edizioni dell'unità erano quattro, per questo non conoscevo quella piemontese, perché pensavo ce ne fosse una. Invece quella romana arrivava anche a Firenze, ce n'era una in Lombardia, stampava a Milano per l'Italia settentrionale, una a Torino per il Piemonte e una a Genova. Lui scriveva su quella torinese. Erano un gruppo, mi raccontò, un gruppo di giovanissimi, lui aveva 22 anni quando cominciò a scrivere, e poi 23. Era un gruppo di giovanissimi, c'era anche Paolo Spriano, Raffa Vallone, l'attore, che quando diventò attore dirigeva la pagina, e poi quando in un'altra occasione mi disse: ma visto che cosa Raffa Vallone, che pagine faceva, estetizzanti, con belle donne, bei visi, presi da vicino, però dice, ma insomma, poi andò a fare l'attore, perché andava a fare l'attore, Riso Amaro, e io che feci? Andai a vedere come lavorava, andai sul set di Riso Amaro e scrissi, e infatti è vero, un bellissimo articolo in cui diceva che la Mangano era proprio piaciuta, sì, ma la Mangano era proprio dei ragazzi. Quando il pallone va via, il redattore capo diventa lui, quindi era il redattore capo di questa cosa. Era un redattore che era autonomo, aveva giudizi autonomi, oppure sì, certo, era un giornale comunista, ma vi dico un episodio soltanto. Nel 1947, e la cosa è nota, Levi consegna alla Einaudi Se questo è un uomo, e come sapete tutti, Se questo è un uomo viene rifiutato da Pavese e pare anche da Natalia Ginzburg, cioè era considerato un libro che si confondeva con le altre memorie, tutti scrivono memorie e quindi non te lo stampiamo. Esce da De Silva, questo, cioè la casa editrice di Antonicelli, questo capolavoro di Primo Levi, e Calvino che fa?
L'occhio lo legge e lo recensisce subito, per dire che sì, aveva cominciato a frequentare le Einaudi, stampava da Einaudi, stampò dopo nello stesso 47 il Sentiero dei Venti di Ragno, ma era autonomo nel suo giudizio, e recensire quel libro era un po' anche come dire: ma perché non l'avete stampato? Questo è anni 60. C'è una temperie ideologica che è quella del neocapitalismo. Allora, i meno giovani, diciamo, di noi ricordano che il sistema capitalistico veniva scritto dai teorici, dagli intellettuali della sinistra con la S maiuscola. Il sistema tutto prevede, tutto sa, il capitalismo tutto ha organizzato. Il capitalismo è naturalmente, diciamo, malamente vincibile. E Calvino non è d'accordo. Allora, il sistema capitalistico. In una lettera del 72 mi scrive: credo di essere rimasto con l'impronta della vecchia vulgata marxista, delle contraddizioni insanabili del capitalismo e dell'anarchia capitalista. Quindi non è un sistema S maiuscolo, è un sistema anarchico, è confuso. A una vocazione razionalistica del capitalismo non ho mai voluto credere, cioè non ho mai voluto rinunciare alla posizione di forza che ci faceva dire una volta, forse a torto, che solo i razionalisti siamo noi. È questo il nodo ideologico fondamentale che mi ha tenuto lontano dalla teorizzazione di quella che sarebbe diventata la nuova sinistra fin dalle origini all'inizio degli anni 60. E in casa editrice c'erano teorici di questo tipo, anche gente di capacità intellettuali molto notevoli: Raniero Quansieri, Renato Sogni, Franco Fortini e Cesare Cases, i quali invece pensavano in modo diverso. Dal non poter contrapporre al loro discorso un mio discorso altrettanto rigoroso e mordente, nasce in fondo il mio silenzio sul piano delle affermazioni teoriche, che dura ormai da una decina d'anni. L'ultimo articolo era stato l'antitesi operaia, e lo ricorda qui, che fu tanto sfottuto dai miei amici. Oggi che il fallimento della nuova sinistra è scontato, si dice nel 72, meno che mai ho voglia di venire a dire avevo ragione io, dato che sono sconfitto come tutti gli altri. Ma mi è chiaro, più di prima, che immaginare il mondo come sistema, sistema negativo, ostile, impedisce ogni opposizione ad esso, se non nel raptus irrazionale autodistruttivo. Mentre è giusto principio di metodo negare che ciò che si combatte possa essere sistema, per distinguerne le componenti, le contraddizioni, le brecce e batterle pezzo a pezzo. Mi rendo conto che il discorso che sto facendo sembra tutto il contrario di quello di Monte Cristo, però in realtà non è così. Perché mi lamenta il Conte di Monte Cristo? Perché nel 67 aveva pubblicato Ticon Zero, e in una lettera mi dirà che il Conte di Monte Cristo, che io avevo molto valutato nel ritratto che avevo fatto di lui come scrittore, un ritratto complessivo, il Conte di Monte Cristo è scritto nell'estate del 67. Una volta scritto quello, chiude il libro e lo pubblica. Ticon Zero. Il Conte di Monte Cristo, vi ricorderete che è veramente un capolavoro quel racconto, si entra a fare. Il Conte di Monte Cristo, il Conte e l'Abate Faria sono nella fortezza di Viva e cercano di evadere. La fortezza si dimostra costruita molto bene. L'Abate Faria scava buchi, sonda muri, passa di qui, di là, riesce a incrociare dei cunicoli e ci si infila dentro, mentre Edmond Dantès, il conte, sta sempre fermo. E ogni tanto vede l'abate Faria che risbuca perché ha sbagliato percorso da una parete e si affaccia.
oppure gli sbuca da sola. E man mano che l'abate Faria fa il suo percorso, segue il suo percorso, Edmond Dantès costruisce una prigione sempre più complicata, vedendo gli errori che fa lui. Allora, man mano che lui fa degli errori, la prigione, il disegno della prigione si complica sempre di più. Che cosa rappresentano questi due cervelli? Quello che sperimenta e quello che teorizza. Rappresentano il pragmatismo, l'abate Faria, e Edmond Dantès, il razionalismo. Edmond Dantès pensa, se un errore è stato fatto, anche nella prigione più perfetta ci potrebbe essere un errore, noi riusciamo a evadere, perché lui col suo pragmatismo mi fa vedere quali sono i punti da cui non si deve passare. Io col mio razionalismo ipotizzo una fortezza sempre più perfetta e da lì si uscirà. Chi è che costruisce tutto questo? Edmond Dantès nel suo tavolo di lavoro scrive i tentativi di Faria e di Dantès per uscire dalla prigione. E Dantès è Alessandro Dumas che scrive, diciamo, sul suo tavolo da lavoro. E man mano che complica la prigione, alla fine poi decide che si deve uscire. E Edmond Dantès, come si sa, nel Conte di Montecristo, esce e ritorna a Parigi e si vendica di quelli che l'avevano incastrato. È lo scrittore che tiene in mano le fila, ipotizzando, diciamo così, che il sistema, ora si può parlare di sistema perché sappiamo che cos'è per Calvino, sia sì costruito benissimo, ma non sia perfetto. E quindi lo scrittore indicherà la strada per uscire. Dopo questa visita non ci vediamo più, io metto da parte il lavoro, poi lo riprendo, poi mi vede arrivare una lettera il 16 settembre del 71. Io non ero più in rapporto e lui aveva pubblicato un articolo su di lui tenendo presente quelle indicazioni che lui mi aveva dato e che nessuno nel frattempo dei critici, degli studiosi giovani o meno giovani aveva seguito: guardare i giornali. E mi arriva una lettera, la scrive a Belfagor, che l'inizio mio non ce l'aveva. Belfagor, su cui era uscito il mio articolo, me la manda, l'Allo Russo, e io ricevo questa lettera, Italo Calvino, tutto contento, apro. Ho letto solo ora, con grande interesse, il suo studio su Belfagor. Per prima cosa voglio rallegrarmi per il metodo. Lei è il primo studioso della letteratura del dopoguerra che fa quello che da tempo mi aspettavo che si cominciasse a fare, andarsi a documentare sulle fonti dove la letteratura nasce e prova le sue forze e svolge le sue battaglie prima di arrivare sui libri, cioè giornali e riviste. Tutti finora hanno preso in considerazione solo i libri, il che rende gli studi di storia letteraria del dopoguerra, delle specie, e questo è molto vero, di plurirecensioni, senza quel tessuto connettivo che è il vero tessuto storico. Oltre al fatto che la stampa dei primi anni dopo la liberazione offre una miniera di scoperte allo studioso che la legge oggi con l'esperienza di un quarto di secolo in più. Certo, il ritrovare nelle sue citazioni questi scritti che nella mia memoria si erano completamente cancellati, mi ha fatto uno strano effetto, come scritti di un'altra persona, in cui però riconosco una consanguineità, un rapporto come tra padre e figlio, in cui il me stesso di 25 anni fa è insieme figlio e padre del me stesso d'allora. E che amarezza anche a vedere quanto poco realizzato di tutti quei progetti. Lei è stato molto bravo a trovare quello scritto di Cases su Città Aperta, che nella bibliografia critica che mi riguarda mi pare una delle poche cose che contano, eccetera, eccetera. Vengo così per ultimo a dirle quanto ho apprezzato la cosa più importante, cioè la novità e la potenza della sostanza critica. Molto pertinenti sono le cose che le dice, eccetera, eccetera. Non so niente di lei, neanche dove abita, non ricordo se mai ci siamo scritti. Se posso esserle utile in qualche modo con informazioni e dati bibliografici, però
era aperto, cioè gli era piaciuto molto saggio. Con dati bibliografici sul periodo da lei studiato lo farò volentieri, anche se i miei archivi sono lacunosi e poco ordinati. Eccomi dunque a Torino, si fissa, eccetera, eccetera, insomma, a Torino il secondo incontro torinese. Nel 71 se non sbaglio, va bene? E che fa? La sera, sto tutto il giorno in casa sua, aveva ordinato, aveva messo fuori, diciamo così, sul suo tavolo, nello studio, sì, ci si vide in casa sua, le carte che secondo lui potevano interessarmi, cioè le sue varie pubblicazioni, non solo le copie su Novità piemontese, ma anche su una rivista partigiana, anche quello che è uscito sul Politecnico, per esempio, un racconto bellissimo che è andato al comando, che è veramente molto bello, diciamo. Poi mi manderà dopo i doppioni, diciamo così, dei testi che lui ha. Ma la cosa più interessante è che la sera, andando verso l'albergo, io ero abituato ad andare all'albergo di fortuna, poi nell'introduzione lo dico, va bene, uno era, per esempio, era agli anni del boom, e non si affitta a meridionali, però gli affitti erano cresciuti moltissimo a Torino, quindi dovevo trovare gli alberghetti. Mi ricordo che un albergo era tutto foderato, la stanza d'albergo era tutto foderato di scarpe, perché c'era, evidentemente abitava lì, e non solo per una notte, un venditore di scarpe che magari andava fuori della Fiat a vendere scarpe a poco prezzo, d'accordo, poteva essere un napoletano, eccetera, mi sono immaginato così, oppure alla casa dello studente. E invece lui mi portò nell'albergo dove andavano gli ospiti delle lauree, importante. Ma la sera, mentre si andava verso l'albergo, mi disse: sto scrivendo un nuovo libro, anzi lo sto mettendo insieme, e mi dice: un libro, questa è la cosa che mi stupì, perché ero provinciale, e il libro si può leggere come tutti i libri in verticale. Beh, io dissi sì, però si può leggere anche in orizzontale. Io dico: come? Scusi, in orizzontale? Che vuol dire? Allora lui, per farmi capire, mi fa: allora si può leggere così, e su un muro con un dito segna la direzione verticale, però si può leggere anche in orizzontale. E allora uno dietro l'altro, no, dice, no, non più uno dietro l'altro, ma trovando dei capitoletti simili. E infatti erano le città invisibili che possono essere, appunto, saltando, andando a trovare quelli che hanno lo stesso titolo. Le città e la memoria, le città e gli occhi, eccetera, eccetera. E questa è la lettura orizzontale. Mi ricordo che a Empoli, dove lui venne nel 1973, quando lo invitarono a parlare della letteratura contemporanea al premio Pozzare, senza dargli il premio, perché per non metterlo in imbarazzo, perché aveva rifiutato il premio Viareggio. Ma aveva rifiutato il premio Viareggio e lui, allora, scherzando, disse: vabbè, non me l'avreste dato, ma se voi me l'aveste dato, io mi sarei trovato in un certo imbarazzo, avrei dovuto dire di sì a questo e poi dopo aver detto di no a quello. Insomma, contestava, sai, era la fine degli anni 60 e primi 70, anche lui un pochino di contestazione a modo suo, diciamo, la fece. Lì Luporini, il filosofo Luporini, disse: ma questo libro io l'ho letto e poi l'ho messo lì perché non capivo, poi ho saltato, faceva proprio quello che Calvino voleva che si facesse, poi sono saltato da un punto all'altro cercando il raccordo tra quei capitoletti che hanno lo stesso titolo. E Calvino rideva perché aveva sostanzialmente letto il libro nelle varie direzioni in cui si poteva leggere. Erano in quelle città invisibili. Il 22 novembre del 71 mi scrive: nell'ultimo mese da Parigi non mi sono mai mosso dal mio rifugio parigino.
destinato a permettermi di scrivere in pace, almeno in teoria, perché in pratica finora non ha dato molti frutti, era difficile mettere insieme quei frammenti. E ho trascurato la corrispondenza. Ho lasciato così di rispondere alla sua, eccetera, eccetera. E c'è ancora, dunque, eccoci. L'anno dopo, il primo ottobre del 72, mi scrive: con piacere ho avuto la sua ultima e il suo scritto vittoriniano, 72, ci trovavamo ancora del lei. Io sono stato molto preso per finire il mio libro Le città invisibili, che uscirà a novembre. Questa è una lettera dell'ottobre, infatti esce a novembre. Anzi, più che per finirlo, per farne un libro, da un ammasso di poemetti in prosa che era, benché adesso è diventato quasi un libro saggistico e dal troppo prezioso sono finito nel troppo pensoso e sentenzioso e non sono contento né dell'uno né dell'altro aspetto. In tutto questo tempo sono stato più in Toscana che altrove. Se non l'ho cercata finora è perché l'occasione non mancherà in seguito, dato che mi sto costruendo una casa per l'estate in una pineta sulla costa maremmana, e infatti così era, a Pineta di Roccamare. Avevo mandato un saggio su Vittorini che aveva scritto, lui lo legge, lo passa in casa editrice e a un certo punto mi arriva la proposta: ma perché non fai una introduzione a un Vittorini, Conversazione di Cecilia per la scuola media, perché già nella Nue c'era quello con la prefazione di Sanguinetti, ma che sarebbe stato difficile per i ragazzi. Però la cosa che ci diciamo crea qualche dubbio se stampare o meno questo libro per i ragazzi, mi dice la lettera, è il fatto che la madre racconta al figlio di aver tradito il padre due volte. E questo non so se gli insegnanti sono d'accordo nel far leggere un libro di questo tipo, a parte le difficoltà di linguaggio. Io non ero diventato quello che non sono diventato mai. C'è un professorino furbastro, il quale avrebbe detto: ma no, si può stampare, così mi facevo un titolo e prendevo soldi. Io invece feci un esperimento così. Avevo due classi nella scuola superiore. Andai in una classe senza preavvertirli dicendo: va bene, oggi vi leggo un pezzo di questo romanzo che ha avuto a suo tempo molta fortuna. Si tratta di questo autore e l'argomento è questo, punto. E leggo il pezzo. I ragazzi rimangono perplessi Poi vado nell'altra classe e spiego. Allora, chi era Vittorini? Come nasce Conversazione? Come si spiegano le cose? Com'è quel linguaggio così difficile, ripetitivo, musicale, eccetera? Leggo un pezzo, tutti entusiasti, perché gliel'avevo introdotto bene, che si dimostra che se un insegnante lo fa con passione e spiega bene, i ragazzi, diciamo, si appassionano anche loro. Nell'altro avevo tenuto il registro diverso. Scrivo quindi e poi lo faccio leggere, lo dico a mia moglie che lo legga, insegnava in una scuola media, lo legga in una terza media, ma era all'isolotto dove c'erano appunto figli, un po' ragazzi un po' difficili, diciamo, e loro dicono che non gli era piaciuto. Allora io faccio una rassegna dicendo: ho fatto così, ma così, così, così. E lui passa la lettera e mi ringrazia poi in una lettera dicendo: così si fa. Io questa lettera sua, che è lunghissima e l'ho recuperata ora nel fondo in audio all'archivio di Torino, all'archivio di Stato di Torino, quindi non racconto balle, e lui mi dice: va bene, l'ho fatta leggere la lettera, così si fa. Dopo un po' mi scrive Davico Bonino e mi dice: va bene, la preparazione la fai tu e noi gli insegnanti si spera che diciamo glielo facciano leggere, e quindi lavoro anche per loro su questo in audio. Un incontro torinese mi dice: se lei mi invita a Firenze io faccio anche una scappata, un incontro con gli studenti. Io non avevo nessun potere di invitarlo,
si autoinvita, però se io fo presente al direttore dell'istituto e altri docenti che contavano che lui verrebbe volentieri a Firenze, non mi dicono di no. Va bene, allora comunque viene, era il 71 di lei, sì. Allora, maggio 71 circa, viene a parlare con gli studenti, io metto l'avviso soltanto la sera prima sul tardi, perché mi aspettavo folla, e infatti gran folla, tutta l'aula magna della facoltà del magistero piena. Lui viene, arriva il sera precedente e poi mi avverte, io ero timido, non volevo, non sapevo come organizzare questa conversazione, perché era io domande e lui risposte, e lui mi fa, ma non ha nulla da dirmi, come si organizza la conversazione? Sì, io gli farò delle domande e io darò delle risposte, dice lui, eccetto. Spero di non balbutire, perché da un po' di tempo a questa parte, parlando in pubblico, sono un po' balbuziente, dice lui, infatti poi lo era diventato, parlando in pubblico, e infatti leggeva. E venne molto bene, si parlò di un sacco di cose, anche della guerra del Vietnam, che allora attirava l'attenzione dei giovani, oltre che dei vecchi, diciamo, e gli studenti, lui rimase contento delle domande degli studenti, perché c'era anche da sentirsi dire, lei scrittore borghese, perché non viene con noi, sai, 71, perché non viene con noi nelle piazze, eccetera, perché continua a essere, oppure perché lei scrive i libri invece di scrivere degli appelli alla classe operaia per la rivoluzione, c'era vaniloqui così si sentivano, quindi c'era da... E dopo lui invece rimane molto contento dei ragazzi e mi disse questa cosa, non sono, ve lo ricordo ancora, no, che mi fece tirare un respiro, un sospiro del suo tempo, non sono stati petulanti. Ecco, lui non sapeva che io alcuni li avevo preparati prima in un seminario e li avevo un po' diciamo prospettato in questo incontro che cosa semmai si poteva dire. Bene, quindi Le città invisibili, che escono nel 72. Allora, Le città invisibili sono un libro difficile, immagino che tutti voi l'abbiate trovato difficile. È un libro su cui si fonda la fama di questo mondiale di questo scrittore. È un libro che è stato recuperato molto dagli architetti, per esempio, dagli architetti, per cui oggi è, per esempio, c'è anche una rivista online che si chiama La città invisibile a Firenze, proprio una rivista online della sinistra che si chiama La città invisibile. E l'editore Aguaplano, che è un piccolo editore di Perugia che stampa delle cose molto belle, questo a parte, ma stampa per esempio dei cataloghi anche di mostre che vengono fatte, e lì il problema è la riproduzione, diciamo, delle tele o degli affreschi, ed è veramente molto bravo. Scova questa foto che io non avevo mai visto e vedo che è marzo 1983. Questa foto è stata scattata, che è molto strana, va bene, nel 1983 di marzo. In che occasione? È nel fondo Alinari, ma è stata scattata da uno studio fotografico parigino. Quindi è una foto del marzo dell'83. In uno studio, che si faceva a Parigi? A Parigi era stato di casa, ci aveva abitato per diversi anni e poi aveva mantenuto, suppongo, la casa parigina. Eccolo lui che parla. Sta parlando, è in piedi, legge per la sua abitudine a, diciamo, tutelarsi dalla balbuzie magari, leggendo. C'è la bajur che la luce batte sul foglio e quindi si riflette in faccia. È molto singolare. Ma che sta leggendo? A Parigi nel marzo del 93. Allora, Massimo Bucentini mi ha aiutato e abbiamo stabilito
cercando, diciamo così, tra i suoi scritti saggistici, ce n'è uno sulle città di De Chirico. Lui stava leggendo un testo sulle città di De Chirico, che, perché c'era una mostra al Bobur, proprio al Bobur, quindi l'avevano invitato, capito? E questa foto è stata scattata quel giorno lì. Perché avevano invitato lui a parlare delle città di De Chirico? Perché aveva scritto le città invisibili, e per questo era famoso, diciamo. Era famoso anche per altro, ma anche una domanda? Sì. È parlato delle città invisibili, escono dal 72, e detto della loro notorietà. Sì. Però, sta di fatto, Calvino, a partire da una certa data, è un autore difficile, tale che non tutti possono leggerlo. La domanda è, ma lui si rendeva conto di essere diventato tale? Sì, lui... Cioè di rivolgersi a un pubblico, soprattutto colto, che potesse sì. apprezzare anche questa novità? Sì, lui a Empoli, nell'incontro di Empoli, dichiarò: io ho deciso a un certo punto di abbandonare il mio vecchio pubblico e mi sono avventurato, diciamo, con altri linguaggi, altri racconti, in una letteratura diversa da quella tradizionale. Quindi, 1963, esce l'ultimo testo, che è La giornata di uno scrutatore, l'ultimo testo che poteva essere letto dal suo vecchio pubblico. Vi ricordate, La giornata di uno scrutatore è uno scritto molto bello, molto famoso peraltro, va bene, sui mostri del Cottolengo, e lui che fa lo scrutatore al Cottolengo e il rapporto con la mostruosità, in cui lui si chiede se per caso ci fosse stata una deviazione genetica, io forse sarei stato come lui, vedendo, diciamo così, una persona abnorme, ma sempre persona, questo rimane il suo corpo. Quindi lui si era reso conto di aver compiuto una svolta. Poi se c'è altre domande, non so. Al microfono. Microfono. Sulla bocca. Non c'è dubbio che Calvino, nella sua ultima produzione, vada avanti libro dopo libro, producendo uno spiazzamento nel lettore. Si sente? Le città invisibili, ma anche se una notte l'inverno un viaggiatore e poi Palomar, sono testi imprevedibili. A quale sua intenzione o esigenza rispondono? Beh, quella a un certo punto bisogna tenere presente quello che ho detto all'inizio, cioè il rapporto uomo-mondo. Il mondo varia e l'uomo non è detto che vari col mondo, ma varia anche lui. Da questo disaccordo, diciamo così, di fondo, nasce quello che lo scrittore si impone, e cioè essere nuovo. Da qui, diciamo così, la novità di molti suoi scritti. Per esempio, siamo spiazzati, sì, certo, perché ogni libro è diverso da quegli altri. Basta pensare che dopo La giornata di uno spettatore vengono fuori a 2 anni di distanza Le cosmi comiche, poi Tic con zero nel 65, poi Tic con zero nel 67, poi c'è Il castello dei destini incrociati nel 69, poi Le città invisibili nel 72, Se una notte d'inverno un viaggiatore nel 79, Una pietra sopra, la raccolta di saggi famosa nell'80, Palomar nell'83, Collezione di sabbia nell'84. Quindi uno, di fronte a questi titoli molto, diciamo così, diversi, si trova spiazzato. La cosa migliore è, io credo, che uno, prendendo in mano questi libri, li legga cercando quello che gli può piacere. E che cosa si può trovare? Per esempio, in T con zero, quel capolavoro di cui si è parlato, che è Il conte di Montecristo.
Il castello dei destini incrociati è un libro difficile e montato con l'intelligenza. E cioè, che cosa fa? I tarocchi vengono messi accanto l'uno all'altro e a seconda delle combinazioni dei vari tarocchi, cioè delle carte, racconta una storia. Calvino racconta una storia. Però a un certo punto che fa? Scrive, si trova di fronte alla carta dell'eremita e a quello del combattente, non mi ricordo qual era, e scrive: anch'io provo a dire la mia. E che cos'è la sua? E ricorda le due figure che appartengono alla pittura occidentale, che sono San Girolamo e San Giorgio. Quindi San Girolamo, che cos'è? San Girolamo è la figura dello scrittore solitario, generalmente così viene ricordato, della persona sola che scrive. E l'altro chi è? Il combattente che uccide il drago. Sono le due figure, diciamo così, in cui lui si sdoppia e che sente dentro di sé. Ecco, è l'uomo che vive nel mondo e combatte per il bene. Un altro ha la penna e la carta per scrivere. E quindi c'è questo racconto. Per esempio, Insieme a notte d'inverno, un viaggiatore, dove lui cerca di rifare le tipologie di romanzo varie che ci sono, beh, uno se non gli piacciono le salti, ma l'ultimo racconto è un capolavoro. Quale storia laggiù attende la fine? Quale storia laggiù? Vi ricordate quale storia laggiù attende la fine? Che è bellissimo. Un ragazzo cammina per le strade per la prospettiva. Cos'è la prospettiva di San Pietroburgo? Probabilmente è la prospettiva di San Pietroburgo, perché i racconti di San Pietroburgo li conosceva. E come? Allora, un ragazzo cammina per la prospettiva e col pensiero distrugge tutte le cose che non gli piacciono. Allora, grandi magazzini, commesse, cose, via. Uffici, via. Uffici della polizia, degli indagini, del fisco, del coso, via. Tutto quello che passa per la scarpa e distrugge tutto. Poi a un certo punto gli si accostano due e lui dice: Madonna, voi non vi ho distrutto. Sono quelli che del vecchio mondo sopravvivono sempre nel nuovo. Però tutto è deserto, la prospettiva è diventata un deserto. E mentre lui cammina pensa a una donna. Pensa a una donna in questo deserto assolutamente desolato, cupo. Francesca. Pensa a Francesca, di vedere Francesca in un bar e andare con lei a bere qualcosa. E la vede che spunta dalla strada venendo all'incontro, si apre una voragine fra di loro. Quindi c'è una difficoltà anche nel loro rapporto, ma non importa. E allora si sorridono. Ciao, ciao. Che cosa significa questo? Quale storia laggiù attende la fine? Si riferisce a tutte le storie che ha scritto fino ad allora, in questo libro, che sono 9, e questa è la 10ª. Ma quale storia laggiù attende la fine? La storia d'amore fra il ragazzo e Francesca. Che cosa vuol dire? In mezzo al deserto che ci circonda, l'elemento biologico è quello che garantisce la sopravvivenza della vita, è la biologia. Ma non so che cos'altro. Che Calvino nella sua ultima produzione vada avanti, libro dopo libro, producendo lo spezzamento del lettore. Sì. Le Città Invisibili, ma anche Se una notte d'inverno, un viaggiatore, e poi Palomar, sono testi imprevedibili. Ma quale sua intenzione così è? Sì, questo rientra in quello che un po' ho detto adesso, cioè del fatto di diventare sempre nuovo per mettere a fuoco le novità. Questa è la sua esigenza.
lo scrittore ha sempre un ruolo. Primo, perché non sa fare altro. E se lo sa fare, ha sempre un ruolo. Certo. Giustissimo. Le posizioni che si possono chiamare ecologiste di Calvino, a me interessa molto questa, sono molto interessanti. In buona sostanza, che cosa pensava della natura, del rapporto uomo-natura? Questa è una domanda fondamentale per Calvino, l'ha affrontata da subito. Intanto parla degli animali fin dai primi articoli. Una volta avevo un cane, oppure parla delle capre di Bichini che vengono caricate su una nave e messa la nave vicino a un atollo di Bichini, dove gli americani stanno facendo esplodere una bomba atomica. Quindi fanno questo esperimento per vedere quali sono le ripercussioni, diciamo così, della bomba atomica, per poi studiarle su degli animali. So se sono più animali loro o le capre di Bichini. Poi continua, diciamo, perché negli anni 70 Calvino assume delle posizioni che si potrebbero chiamare ecologiste. Alcuni scrittori italiani le assumono, ma non come lui, non come lui, in modo così chiaro, preciso e continuo. Nel 74, vi ricordate l'anno scorso all'esame di licenza del liceo, delle superiori, dettero una poesia, nell'esame di licenza, una poesia di Caproni, che diceva: non uccidete il mare, la libellula, il pino, non soffocate il pianto, il lamento, no, il pianto, il canto del lamantino. E poi non mi ricordo anche, e continuava così. Poi Cassola era ossessionato dalla guerra nucleare, era diventato, si potrebbe dire, un verde ecologista, ma soprattutto centrava la sua attenzione sul pericolo del conflitto nucleare. Pasolini aveva denunciato in un articolo famoso, con un'espressione che è rimasta famosa, la scomparsa delle lucciole. Vi ricordate Pasolini? Cioè, sono scomparse le lucciole, il mondo è cambiato, il capitalismo non va più bene, questa è la sostanza del suo discorso. Bisogna ritornare meglio quando c'era il mondo contadino, eccetera. Questo c'è un po' di elemento di regressività, diciamo così. C'è un racconto molto bello, La più bella Grè del 1977, La più bella Grè di Calvino, che l'ha scritto a pezzi, è un racconto di 10 pagine, ma ci ha messo 4 anni a scriverlo, perché se si entra nell'officina di Calvino si trova che è una cosa quasi disperante, perché è complicato, prende, lascia lì, riprende a distanza, ritorna su quello che aveva scritto prima, segue un filone, poi abbandona, poi lo riprende. Basta pensare per esempio a quello che si chiama I nostri antenati, ma I nostri antenati, il primo libro è del 52, quando lui si rompe le scatole con tutti gli esperimenti che sta facendo, non sa da che parte andare e a un certo punto, per un colpo di fantasia, scrive Il Visconte dimezzato, poi lo lascia lì. Il secondo libro degli antenati è del 57, il famoso Barone Rampante, e Il Cavaliere Inesistente del 59. Poi nel 60 li pubblica tutti insieme e diventa I nostri antenati, ma lui è fatto così, trova un filone, si accorge che poi scrive su quello, non ha nulla da dire, non gli sembra di aver più nulla da dire su quello e smette, come fa per esempio per Le avventure, eccetera, eccetera, eccetera. E no, ecologista, dico che lui, ecco, c'è un articolo che voglio ricordare. No. Le posizioni che si possono chiamare ecologiste, sì, di Calvino sono molto interessanti, per me in un modo particolare. In buona sostanza, che cosa pensava della natura e del rapporto uomo-natura? Dunque, il rapporto uomo-natura
si può, diciamo, sintetizzare facendo una citazione da lui che cita Tolstoi. La sera prima della battaglia di Borodino, e questa è una della battaglia di Borodino durante la spedizione di Napoleone in Russia, il principe Andrei guarda i suoi soldati che sono accampati, fanno quello che si fa di routine, probabilmente preparano le armi, organizzano la cena, ci sono dei fuochi, diciamo così, al margine del bosco, e poi il principe Andrei guarda il bosco. Il bosco le appare con le sue betulle, il fogliame grigio, le betulle immobili e fisse, che gli fanno paura, perché lui pensa: domani nella battaglia io potrei essere morto. E le betulle continuano indifferenti a essere lì. Adesso sono ferme e calme, poi se le spazza il vento si dondolano, ma io non ci sarò più. La natura è quello per il problema, la novità grande di questo scrittore. Calvino non è uno scrittore antropocentrico, è anti-antropocentrico. L'uomo non è al centro dell'universo. Ah, bello, perché fino allora, certo, non c'è dubbio, basta vedere il dibattito che c'è fra letterati degli anni 30, 40, eccetera, allora sono tutti antropocentrici. L'uomo è al centro dell'universo. No, l'uomo è al centro dell'universo come c'è un sasso, una pianta, un cane. È un essere come gli altri. È più, diciamo così, più dotato in certe cose, come sappiamo, nel bene e nel male. Ma Calvino è anti-antropocentrico. Calvino, appunto, come si è visto, la natura non è amica, è indifferente. La natura è fissa, ha il suo percorso, ha il suo sviluppo, chiamiamola natura tutti insieme, d'accordo? Ecco, e l'uomo deve stare attento a non distruggerla. Articolo 1974-5. Scrive su il Corriere della Sera alcuni articoli, un deserto in più, me li ricordo benissimo. Quando finirà quest'estate di disastri? Ma che era successo? Era successo che in quell'estate, nel 74-5, era piovuto moltissimo in certe zone dove normalmente c'è la siccità. C'era stata la siccità in Inghilterra, in Irlanda e nell'Europa occidentale in genere, fino ad arrivare alla pianura padana, per cui si temeva, diciamo così, anche per il livello del Po. Allora, lui dice: ma qui è tutto sconvolto, questa è la sostanza, diciamo così, che lui mette in. Perché è così? Perché è così? Ora noi sappiamo bene perché è così. Nel 75, mi pare, la sonda Viking I va su Marte. E che cosa mette in risalto attraverso le foto che vengono fatte? Che Marte è deserto. Allora, lo scrivo nell'articolo, un deserto in più. Noi siamo circondati da deserti. Nel 69 siamo andati sulla Luna, abbiamo visto che è deserto. Ora la sonda ci manda le immagini di Marte, che è deserto. Attenzione, perché siamo circondati da deserti, no? Questo che si sottolinea è: non vorrei che la Terra a un certo punto diventasse un deserto. A me piacerebbe se potessi raccontarci qualche aneddoto qualche aneddoto. Cose curiose dei nostri colloqui. Sì, cose curiose dei colloqui, e soprattutto qui nel libro ci sono, diciamo, soprattutto a Pineta dell'Occamare, dove l'ho visto molte volte. Una volta, per esempio, mi ricordo che era di luglio,
Poi io ho rintracciato il mese tra il 74 e lui mi fa: ma tu l'hai visto ieri sera l'Odissea alla televisione? Sì, ho visto la puntata. Era l'Odissea di Rossi, il regista, che aveva fatto una bellissima Odissea già trasmessa prima, e veniva questa Odissea fu ripetuta e lui non l'aveva potuta vedere, mi disse: non l'ha potuta vedere, sai? Era molto dispiaciuto, perché è venuto un amico a trovarci, e come facevo io lì alla televisione? Lui sapeva che non gli interessava, e allora è vero che l'aveva vista, certo, in quell'anno, da agosto fino a ottobre, scrive due articoli, Il paese degli autofagi e poi un articolo su Omero. Quindi, naturalmente, l'Odissea gli interessava. E come? Anche perché, quando viene a Firenze per un convegno organizzato, mi pare, anche da Paolo Rossi Monti e altri, di filosofia, e in particolare filosofia della scienza, tra gli italiani, perché era un convegno internazionale, tra gli italiani viene lui e legge, viene lui e spiega, partendo da una proposizione fatta così: io dico che Omero racconta, che Ulisse narra, io ho ascoltato il canto delle sirene. E lui vuole spiegare qual è, e l'affermazione è bella, io dico, va bene, che Omero racconta, Omero non si sa se è esistito, che Ulisse narra, Ulisse non è certamente esistito, io ho ascoltato il canto delle sirene, cioè una cosa che storicamente è una balla, perché le sirene non esistono e quindi non cantano. Allora lui voleva spiegare a quei filosofi che il livello della realtà di noi scrittori è questo, cioè noi vi raccontiamo delle balle. Va bene, questa è bene. Poi c'è un'altra cosa. A un certo punto dico: ma in giro che cosa ti capita di leggere? Andava negli Stati Uniti spesso, eccetera. Ti racconto la trama, mi fa, di un romanzo. Un giovane scrittore fa una domanda per una borsa di studio perché una foundation gli finanzi. Gli finanzi un romanzo, il tempo che gli ci vuole per scrivere un romanzo. Vince la borsa, deve scrivere il romanzo. Abbandona New York e va in un posto solitario. Ah, finalmente qui scrivo il romanzo. Si mette a scrivere e il romanzo non viene. Non ha nulla da dire, lì ci sta proprio bene. Niente. A questo punto viene trovato e rideva la macchina mentre ve lo raccontava. Viene a trovarlo una vecchia zia che comincia a raccontargli delle persone che loro conoscevano e gli racconta: sai chi ha fatto il tale, chi ha fatto il tale, chi ha fatto il tale. Allora lui prende appunti su questa cosa, quando viene la vecchia zia si mette a scrivere un romanzo sulla città. Questo è molto interessante, questo. E scrive un romanzo sulla città e dopo un po' il romanzo è finito, il ragazzo pubblicherà il romanzo. Questo dimostra, questo è molto in chiave con Italo Calvino, cioè prendi le distanze dall'altro, ma non del tutto, perché ti deve essere in qualche modo presente. Questo è molto grazie davvero per la presentazione del suo personaggio così coinvolgente, ma io ho sospeso sempre una grande domanda nei suoi confronti, giocando anche con le parole: qual è stato il calvario di Calvino? E mi rifaccio proprio alla giornata di uno scrutatore, quando impegnato storicamente nel controllare il maneggio possibile della votazione, si accorge che lì giace tutta l'umanità della quale la storia può interessarsi fino a un certo punto, quasi impotente, ecco. Mette in crisi anche il suo amore con la sua figura amata.
quasi come se ha una secondaria istanza rispetto a questa urgenza di tentare di salvare quello che forse è insalvabile. Lei ha fatto una bella notazione quando, raccontando di Calvino, ha sottolineato la qualità portante della persona come dignità, che non può mai scomparire di fronte al male della malattia, il male della malvagità. Sì, dunque, per quel che ho capito, Calvino scrisse una volta una nota molto breve sul Corriere della Sera, registrando il fenomeno della nascita in Italia di, mi pare, un maiale con la proboscide, se ricordo bene. Sì. E che cosa a un certo punto ne ricavava? Ne ricavava che c'era stata un'alterazione, diciamo, genetica in quell'animale che doveva essere un'altra cosa, e poi è diventato un altro. Queste erano le cose che lo incuriosivano, ma anche lo portavano a percepire il problema della differenza e della unicità, diciamo così, e quindi in qualche modo, uso un termine sbagliato, della sacralità della persona, comunque sia e comunque sia fatto e qualunque cosa pensi. Questo era, e da qui il suo profondo rispetto, eccetera. Da qui anche il fatto che nella lettera Celati, che ho rammentato io, negli anni 70 dice: io non vado molto d'accordo con molte persone, gli scrive la lettera, perché è il periodo in cui si distacca, diciamo così, dal mondo, ma per quell'esperienza della fine degli anni 60, dell'inizio degli anni 60, è un po' nella chiave che dice lei. Altre domande? Devi avvicinare. Ok, dopo il nel 56? Sì, nel 56 lui se ne andò insieme ad altri. La mia impressione è questa, io non sono una specialista, non sono un'italianista. Avvicina il microfono. Non sono un italianista, non sono una specialista. No. Volevo dire questo: lui ha poi vissuto, a mio parere, molto, in maniera molto interessante, il discorso di essere spesso in contraddizione, che perché è comunque ancora circondato da persone intellettuali e situazioni, con un gruppo che se ne andò, però molti rimasero ideologicamente molto fermi, per cui la domanda è a lei, come aveva vissuto, se lei aveva mai parlato, perché non deve essere stata una cosa facile. No, di questo non si è mai parlato. Dunque la rivoluzione inglese del 56, come si sa, creò una diaspora fra gli intellettuali. Lui non viene via nel 56, ma fa una lettera di dimissioni dal Partito Comunista il 1 agosto del 1957, quindi va via dopo molti, molti altri. Come va via? Come fare dopo? Ti ricordo una cosa, cioè negli anni 70, non mi ricordo in che anno, ci furono delle elezioni molto importanti, e sì, mi pare 74-75, e allora l'Unità chiedeva a tutti gli intellettuali: come votate voi? E lessi una dichiarazione di Calvino che mi sorprese all'inizio, e c'era scritto: io voto Spera Bianca. Dico: come? Sì, perché i partiti ormai si somigliano tutti, perché eccetera 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 eccetera.
Però quando vado lì, sì, che cosa farò? Farò la croce lì dove l'ho sempre messa, tanto è uguale, non cambia nulla. Quello era, cioè, negli anni 70 matura un distacco dal mondo, che sono gli anni in cui ho frequentato io, che è veramente notevole. Dice di essere un signore borghese in ciabatte, dice che il suo rapporto col mondo è mediato dalla carta stampata, scrive, oltre agli articoli ecologici, di cui sarebbe comunque molto da parlare, scrive i raccontini di Palomar, finché a un certo punto viene aggredito. Quando scrive Lettura di un'onda e lo pubblica sul Corriere della Sera, un giornalista dell'Espresso dice: ma che cosa fanno i nostri intellettuali? Questo fa quello fa quell'altro, Pasolini è morto, Calvino che fa? Si mette a leggere l'onde. Ma è possibile che si mette a leggere l'onde? E lui risponde, sostanzialmente la sua posizione è questa: i politici non sono più affidabili perché non osservano il mondo, hanno perso il contatto col mondo, e io con questi, osservatorio di Palomar, Palomar è il famoso osservatorio astronomico, eccetera, eccetera, e io faccio vedere che il problema è osservare e capire e proporre, e questo lo faccio polemicamente, perché loro non capiscono più. Questa cosa io la metto in accanto alla famosa dichiarazione di Berlinguer nell'intervista famosissima a Scalfari su quello che sono diventati i partiti alla fine degli anni 70. Va detta così. Altre domande? No, sono tutti stanchi. Grazie a tutti. Grazie.